Allora, buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono Andrea Starchild e quest'anno ho vinto i campionati mondiali di cosplay in Brasile e sono qui oggi per raccontarvi, per darvi suggerimenti su come realizzare cosplay e importantissime esibizioni di successo ad una gara cosplay o anche che sia... realizzare cosplay che abbiano, che siano di una qualità superiore, diciamo. Quindi diciamo che fa caldo, fa un pochino caldo però, vabbè. E non sarà impostato come un solito workshop con slide, foto, abbiamo sì qualche foto, ma mi piace più colloquiare con voi, quindi se avete qualche domanda sarete sempre liberi di farle, appunto chiedermi. Ci concentreremo molto sul lato consiglio, sul lato consigli per quanto riguarda esibizioni e rappresentazioni sul palco, perché la primissima regola che va detta in una gara cosplay è che non conta principalmente la fattura del costume quanto l'esibizione. Possiamo avere anche un costume bellissimo, perfetto in ogni minimo dettaglio, ma se l'esibizione non è vincente, se l'esibizione non è d'impatto, non si vincerà, perché si avrà una valutazione bassa dal punto di vista dell'esibizione. Quindi diciamo che possiamo iniziare da introdurvi tutta una serie di procedimenti per quanto riguarda la realizzazione dei costumi, che sia con materiali, diciamo, non convenzionali rispetto ai cosplay di tutti i giorni. Ciao Valerio. Cosplay di tutti i giorni, nel senso, ormai siamo abituati a vedere cosplay di Foam, cosplay di Forex, vetroresina, ma esistono una miriade di materiali completamente diversi, completamente oltre, io li definisco oltre perché sono materiali veramente, veramente difficili da usare e che danno un risultato assolutamente incredibile. Ho portato qualche immagine per mostrarvi qualche lavoro, diciamo, se riesco a capire come funziona. Ok. Per esempio, intanto mi siedo perché piedi non... Un materiale che ho scoperto da poco, con cui sto realizzando principalmente ogni mio costume fino adesso, è la gomma. Che cos'è la gomma? La gomma è un materiale bicomponente, possiamo farvi faccio vedere qualche... Ok, si vede? Ok. La gomma è praticamente un materiale che troviamo allo stato liquido bicomponente e che diventa solido una volta in cui mischiamo componente A e componente B. Una volta che mischiamo componente A e componente B otteniamo un materiale, ecco qui abbiamo un video, otteniamo un materiale che alla vista può sembrare rigido, può sembrare un materiale solido, però la cosa bella è che una volta verniciato fa questa bellissima cosa qui, si piega completamente, non si sforma e... Che cos'è sto rumore? E fa praticamente un... è molto morbido, molto malleabile, diciamo. Queste sono tutte serie di materiali che possiamo trovare, è difficile trovare dal Ferramenta, è difficile trovare dall'Euro Marlène, sono materiali che a me personalmente arrivano dall'estero. Questo materiale, per esempio questo sito chiamato Smuton, è un rivenditore americano che produce tutti i materiali, dalle resine alle gomme, ai siliconi per gli stampi, quindi tutta una serie di materiali non convenzionali, appunto. E per ottenere un lavoro in gomma, partiamo da un master. Cos'è il master? Il master è un prototipo, è un pezzo iniziale che può essere un pezzo rigido realizzato in Forex, un pezzo realizzato in plastica o anche un pezzo scolpito in plastilina. Qui per esempio abbiamo... Qui ci abbiamo, ok, facciamo così. Qui abbiamo la
A parte il busto, qui abbiamo la mascherina di Robin. Per ottenere la mascherina che abbiamo anche portato, per ottenere la mascherina di Robin, che cosa si è fatto? Si è creata una scultura, è stata creata una scultura in plastilina sopra un busto. E la plastilina può essere una plastilina morbida, plastilina dura, plastilina media. L'importante è riuscire ad avere comunque una superficie abbastanza liscia. Quindi otteniamo il nostro master, il nostro positivo in plastilina. Di questo positivo andiamo a realizzare uno stampo. Come si ottiene uno stampo? Andiamo nell'altra cartella. Ecco qui. Qui abbiamo proprio tutto il procedimento. Allora, questo per esempio è il collo del costume che ho realizzato e portato per i campionati mondiali, per Max Steel. Allora, in ordine. Ho creato la scultura in plastilina del collo, che deve essere un collo molto anatomico e aderentissimo, appunto per permettere i movimenti e per permettere tutto l'aggancio del resto dell'armatura. Ho realizzato il collo. Una volta finita la vostra scultura in plastilina, andiamo a fare lo stampo. Lo stampo come si fa? In questo caso ho utilizzato del silicone. Il silicone è un materiale sempre bicomponente, che una volta mischiati i due componenti diventa gommoso e praticamente una volta steso sul nostro pezzo va a creare una patina che cattura i dettagli del nostro pezzo in plastilina e crea un negativo del nostro pezzo. Una volta finito di passare il silicone, date mani abbastanza consistenti, perché troppo sottile poi si spezza, quindi va dato una mano consistente di silicone, andiamo a creare l'armatura dello stampo. Che cos'è l'armatura dello stampo? Se noi andiamo ad aprire lo stampo in silicone, otterremo una pellicola che comunque rimarrà morbida, non avrà una forma, una volta richiusa non ci potrà dare la forma da noi desiderata. Quindi che cosa bisogna fare? Prima di aprire il silicone bisogna fare un controstampo, ossia creiamo con vetroresina, principalmente si viene fatto con la vetroresina, creiamo un guscio intorno al silicone, in modo che una volta aperto il guscio, una volta aperto il silicone, possiamo appunto ottenere questi pezzi. Chiudiamo una volta chiuso il silicone dentro il controstampo, abbiamo il nostro stampo perfetto dentro cui possiamo colare la nostra gomma, che prenderà la nostra gomma o resina o quello che sia, e prenderà la forma dello stampo che noi abbiamo creato. E se avete qualche domanda fatela, perché sennò continuo a parlare di materiali e vai, te lo lancio. Quanto tempo ci metti per fare un costume? Quanto tempo mi metto per fare un costume? Allora, dipende molto dal costume. Allora, per quanto riguarda questo costume qui in particolare, questo è il costume di Max Steel che ho portato con cui ho vinto i campionati mondiali. Quindi questo ci ho messo in tutto 4-5 mesi, però dormivo 2 ore a notte, quindi è abbastanza poco il tempo, però l'ho sfruttato benissimo. Poi ci sono costumi tipo andiamo indietro, tipo dove sta? Comunque Boba Fett invece è un costume che è stato abbastanza difficile e ci ho messo almeno un annetto per farlo, perché ho dovuto iniziare dall'elmo e piano piano. Quindi ditemi se volete che vi parlo di qualche procedimento, perché io sennò inizio a parlare di procedimenti e magari rischio di annoiarvi con tecniche. Qualche domanda, se volete qualche materiale, qualche procedimento in particolare che volete conoscere? Il calco in vetro resina.
Io ho fatto una sola volta il calco in vetro resina e non sono riuscito, no, e mi è venuto malissimo. Quindi diciamo che allora il calco in vetro resina è un vi posso aprire un'immagine dove possiamo avere, vediamo un po', un esempio. Ok, vabbè, l'immagine può essere la stessa. Il calco in vetro resina è semplicemente uno stampo fatto senza usare il silicone, ossia viene passata direttamente la resina e la vetro resina sopra il nostro master. E è un procedimento sicuramente molto più economico rispetto al silicone, perché il silicone costa sui 40-45 euro al chilo, il più economico. La vetro resina sta a 9 euro al chilo, quindi è un procedimento sì molto più economico, però è anche molto più scomodo, perché bisognerà lavorare molto con i distaccanti, molto con delle cere, perché se andiamo a colare una resina nel nostro stampo in vetro resina senza aver messo il giusto distaccante, magari rischiamo che la resina si fonda al nostro stampo e buttiamo via tutto. E purtroppo mi è successo con il corpetto, il torace del mio costume di Max Steel alla prima copia. Non è stata una bella esperienza. Vi posso parlare di un altro procedimento che ho trovato molto 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 interessante durante i miei... Ecco, vabbè, intanto finiamo di parlare della gomma, qui ho altre immagini. Per tutto il costume, per esempio, di Max Steel, è stato fatto... Dove ce l'ho? Ecco, è stata fatta una... Mi sono fatto un manichino su misura. Su questo manichino ho iniziato a scolpire e a ricreare con stucco, vetro resina, tutte le parti del costume. Qui andiamo avanti finché il corpetto prende vita. Una volta finito il pezzo su misura sul manichino, viene fatto lo stesso procedimento che abbiamo visto prima, quindi silicone, viene colato il silicone sul pezzo, stampo, e poi all'interno, qui c'è sta il dettaglio delle braccia, viene fatto il calco in silicone contro stampo in vetro resina, e poi otteniamo tutti i nostri stampi che serviranno da negativi per ottenere il modello, il pezzo finale della nostra armatura. Una volta che abbiamo tutti questi stampi, viene, qui non so se riuscite a vederla, viene colata all'interno di tutti gli stampi questa gomma bianca, e poi non gli piace, e poi una volta tolti dagli stampi otteniamo tutti i vari pezzi di gomma che possono essere attaccati a una tutina o anche agganciati. E la cosa più importante, la cosa innovativa della gomma è appunto che è comodissima e segue le nostre forme, e soprattutto ci permette movimenti che qualsiasi altro materiale non ci permetterebbe. Il foam sì, è un materiale elastico, ma è un materiale che una volta dipinto, se è fatto un determinato movimento, si rompe, si crepa, si svernicia. La gomma non ha questi problemi. Una volta che la gomma è verniciata, così è e così rimane. Col tempo si deteriorerà, ma si parla di almeno 5-6 anni. Quindi diciamo che i vostri costumi vi dureranno 5-6 anni di utilizzo, cioè se una parte come il gomito viene stressata. Se si tratta invece di una ginocchiera, appunto una mascherina, il pezzo in gomma vi durerà anni. E qui per esempio abbiamo un altro materiale interessantissimo che è sempre gomma, ma è gomma trasparente. Come funziona la gomma trasparente? È una gomma che è trasparente come l'acqua, dentro cui vengono messi determinati pigmenti, determinati colori che permettono questo cambio di colore. Questo mi è servito perché alcune parti del costume sono illuminate.
quindi ho pensato che cosa posso usare di, che sia trasparente ma allo stesso tempo possa permettermi dei movimenti e possa diffondere luce. Allora mi sono informato e ho trovato su questo sito americano questa gomma trasparente che appunto permette di essere illuminata da dietro, ma una volta spento è azzurra. Qui abbiamo una piccola dimostrazione di come funziona l'illuminazione e dell'effetto che fa la gomma trasparente una volta illuminata da dentro. Diciamo che dà veramente un bellissimo effetto. Questa sì, questa era una prova per dimostrare che le luci andavano a tempo di musica, ma la musica non c'è, quindi sì. Qui andiamo, qui è una dimostrazione per dire che le luci andavano a tempo di musica. Grazie. Perché serviva che in un determinato momento della mia esibizione in Brasile le luci dell'armatura interagissero con la voce parlata che parlava fuori campo e che andasse a tempo, e quindi pure qui mi sono sbizzarrito a trovare tecniche e procedimenti, diciamo. E volete che continui a parlarvi di materiali, di qualche domanda, qualcosa? Niente. Vai, tu che alzata la mano, che non ti ho mai visto prima d'ora. Grazie, caro. Intanto bevo. Tu prima ci hai parlato di esibizione vincente. Vorremmo sapere che cosa intendi per esibizione vincente, cioè raccontaci la tua esperienza da vincente e come hai creato la tua esibizione. Allora, un'esibizione vincente, diciamo che ci sono per me determinate regole da rispettare per creare un'esibizione cosplay che funzioni. Prima regola in assoluto è: non bisogna annoiare chi ci sta guardando. Perché se tu fai un'esibizione e in quel momento la giuria sta pensando mamma mia, quando finisce hai già perso, perché vuol dire che hai annoiato. Se invece la giuria, una volta che tu hai finito, dice è già finita, vuol dire che sei riuscito a stupire e sei riuscito a trasmettere emozioni alla giuria. Poi ci sono tutta una serie di regole, questa è la regola principale, ci sono tutta una serie di regole minori, diciamo, che se rispettate possono portare ad una vittoria sia a livello di selezioni internazionali sia a livello di campionati mondiali. Posso farti un esempio prendendo come ispirazione l'esibizione che ho fatto con Boba Fett al Romix dell'anno scorso, con cui ho vinto le selezioni che mi hanno permesso di rappresentare l'Italia ai campionati mondiali. E ho il video, quindi diciamo che prima ti faccio un'introduzione, poi mostro il video e insieme commenteremo insieme che cosa ha funzionato di quell'esibizione e cosa non avrebbe funzionato, così posso farti un esempio e è molto più facile per me spiegartelo. Prima di tutto, vediamo il video e poi... Qui servirebbe un po' d'audio, per favore, grazie. Bob Vader, non riusciamo a contenere il livello. La principessa Leia è con loro. Thank you.
capitano solo nella stiva. Chiedo il permesso di lasciare il pianeta. Permesso accordato. Prima contribuisci a un posto di belle senza. Vi voglio tutti morti. Ok, allora, che cosa ha funzionato di questa esibizione e che cosa... tutto, ok, sì, effettivamente ha funzionato tutto, perché diciamo che i teli si sono tirati giù, quindi fortunatamente è andato tutto bene. Però, analizziamo i vari elementi di questa esibizione. Allora, Boba Fett è un personaggio, per chi lo conosce, di Star Wars, che tendenzialmente nel film non fa niente. Dice due battute nel totale di 15 minuti che compare in tutti i sei film, spara e non fa niente. Allora, cosa non avrebbe funzionato se io fossi salito sul palco con Boba Fett? Allora, se io fossi salito senza scenografia, senza accessori e avessi fatto un monologo, avrei sparato all'aria senza colpi sincronizzati. Scusami Giorgio, io sono un po' grammar nazi. Avessi. Non avrebbe funzionato perché? Perché tendenzialmente sarei uscito fuori dal personaggio. Avrei fatto un qualcosa che non è nella natura del personaggio e appunto mi avrebbe reso ridicolo agli occhi di chi mi guardava e di chi conosceva questo personaggio. Quindi avrei perso. Che cosa invece ha funzionato di questa esibizione? Il fatto di aver fatto ruotare questa esibizione intorno a Boba Fett, ma grazie a tutti gli elementi circostanti, ossia Boba Fett in questa esibizione parla due volte e dice due frasi piccolissime. Chi parla in questa esibizione? Parla l'ologramma di Darth Vader, dice molte più battute, la voce fuori campo. E che cosa ha fatto l'esibizione? L'esibizione è stata fatta dai colpi di scena, dalla porta sfondata con un calcio, da Boba Fett che toglie il telo e tira fuori la Han Solo nella carbonite, dalla moto nascosta. Quindi tutti questi elementi hanno permesso all'esibizione di funzionare. E quello che ti stavo dicendo prima, cioè l'elemento stupore, l'elemento sorpresa, che sicuramente fa la differenza da un'esibizione vincente e un'esibizione purtroppo piatta. Le classiche esibizioni piatte appunto sono i monologhi, quei monologhi interminabili, combattimenti immaginari. Ecco, una cosa che non funziona sono i combattimenti fatti in aria, cioè quelle voci fuori campo magari del tuo nemico e tu stai combattendo e lanci spadate immaginarie contro questo nemico. Questo lo puoi fare, non sono cose che non si possono fare, le puoi fare, però devono durare poco e devono essere studiate bene, cosa che è successa invece con Max Steel. Max Steel per esempio è stato un personaggio che, a differenza di Boba Fett, non aveva bisogno di nient'altro che del costume per avere un'esibizione vincente e per stupire. Infatti per questo ho deciso, tra le selezioni internazionali, cioè le selezioni qui di Romix e la finale, decisi di cambiare personaggio, appunto perché Boba Fett è un personaggio che io non so come, perché vi giuro ancora non lo capisco, ha funzionato una volta, perché era rischiosissimo. Boba Fett è un personaggio che è sottilissima la linea che separa l'esibizione epica da un'esibizione ridicola, perché appunto è un personaggio che non fa niente. Quindi una volta ha funzionato, mi sono detto non rischiamo la seconda volta, siccome lì potrò portare meno della metà della scenografia che ho a disposizione a Romix, cambiamo costume, portiamo un costume che già da solo può fare spettacolo e può portare a casa una vittoria.
vi posso far vedere il video dell'esibizione in Brasile per paragonare la differenza di esibizioni fra un costume studiato per avere una scenografia e essere accompagnato da un lavoro sul palco e un costume che può vincere anche senza diciamo altri elementi. Facciamo parte. Questo è il video della finale della Yamato Cosplay Cup International che si è svolta a San Paolo in Brasile. Diciamo che ci sono già elementi da poter analizzare. La differenza fra l'esibizione di Boba Fett e l'esibizione di Max Steel, tendenzialmente il fatto è che Boba Fett aveva una marea di roba sul palco, Max Steel ero solo io. E questo perché il costume di Max Steel, gli effetti speciali di Max Steel, hanno permesso un'esibizione vincente anche senza il dover per forza interagire con altri elementi, perché purtroppo il grande errore che si fa è quello di sfruttare tutto quello che ci viene dato a disposizione. Vi faccio un esempio: in Brasile potevamo avere una quantità illimitata di elementi scenografici con 4 assistenti sul palco che potevano interagire con noi. Quindi potevano muovere scenografie, potevano muovere spade, potevano farci da nemici. Io ho scelto di utilizzare soltanto un aiutante, che è l'uomo in nero, Fulvio, che in tutina, che avete visto prima, di utilizzare un aiutante solo, perché quello che si rischia quando si sfrutta tutta questa roba, si mette tutte queste cose tutte insieme, è che basta che una semplice di queste cose salti, non funzioni, non parta nel tempo giusto, che ci compromette tutta quanta la nostra esibizione. Quindi ho detto, nel dubbio è un costume d'impatto,
non ha bisogno di scenografie, andiamo col costume e basta. L'unico aiuto che mi servirà è quello dell'aggancio delle ali in quel determinato momento. Infatti è successo in Brasile che alcuni finalisti sono stati penalizzati dal fatto che gli assistenti hanno sbagliato a fare una determinata cosa nel momento in cui dovevano farlo e gli hanno rovinato, gli è stata rovinata l'esibizione. Quindi diciamo che bisogna essere consapevoli di quello che il personaggio, cioè di quanto può dare al massimo il personaggio. Certi personaggi richiedono elementi scenografici e elementi esterni, certi personaggi magari bastano anche così come sono, senza magari fondali. Qui diciamo in Brasile la fortuna era avere anche la possibilità di interagire col video. E il video può essere una grandissima risorsa, come può essere un grandissimo danno, perché generalmente il video io consiglio di usarlo più come elemento scenografico, quindi più come fondale, come giochi luminosi e sfondo, che effettivamente utilizzarlo con un nemico proiettato sul video, perché si ottiene quella bruttissima cosa del io che combatto con questo nemico che mi sta alle spalle, però io sto dando il viso al pubblico, quindi tecnicamente il mio nemico è alle spalle, quindi quella è una cosa oscena che non si può proprio vedere in una gara cosplay, diciamo, di così importante. E qualche altra domanda? Tu ragazzo che non conosco, hai qualche domanda? Anche quello davanti, uno dei due. Come scelgo il personaggio? Questa è una domanda interessante, molto interessante, perché come scelgo io personalmente un personaggio? Io personalmente un personaggio. Fino adesso, prima di Max Steel, io ho sempre scelto personaggi che mi piacevano, personaggi che mi hanno dato qualcosa nell'infanzia, personaggi che comunque mi erano abbastanza vicini. Robocop è stato sempre il mio film preferito, il mio personaggio preferito. Boba Fett è sempre stato il mio personaggio di Star Wars preferito e il mio costume preferito in assoluto. Poi, non so, ci stanno Ade di Cavaliere Zodiaco, il mio cavaliere preferito, Pegasus perché ha raccomandato e vince sempre, quindi diciamo che ogni personaggio aveva il suo perché, perché era legato a me. Invece per Max Steel ho fatto per la primissima volta, ho pensato prima ad un costume che potesse vincere e poi che potesse piacermi quel personaggio. Togliendo il fatto che comunque Max Steel a me è sempre piaciuto, cioè Max Steel da quando l'ho visto la primissima volta ho fatto, vabbè, il design di questo costume è qualcosa di fantastico, cioè poi l'abbinamento dei colori nero, azzurro e bianco è insieme fa un effetto assurdo, quindi ho detto, allora, Max Steel ha un design veramente d'impatto che sul palco può rendere veramente grazie a tutta una serie di elettronica, quindi con LED e quant'altro. In più Max Steel può, come posso dire, Max Steel, sì, ok. Max Steel poteva portarmi a creare un'esibizione ricca di effetti speciali, quindi ho detto, siccome la Yamato è una gara in cui conta al 50% la fattura del costume e al 50% la qualità dell'esibizione, mi sono detto, ok, Max Steel può darmi tutto questo. Sono onesto, io non ho mai visto una puntata di Max Steel fino a che non ho finito di fare l'elmo, quindi io Max Steel non l'avevo neanche mai visto. Avevo visto il design, mi piacevano le immagini, tanto ho detto, vabbè, il personaggio non lo conosco, ma tanto è il solito supereroe da catalogo, ragazzo che si ritrova ad avere superpoteri, quindi che cosa fa? Difende la terra dai cattivi, quindi alla fine non è che avesse tutto questo gran spessore di background come personaggio.
E quindi ho iniziato a guardare le puntate e lì per lì ho cercato un'esibizione che potesse permettere al mio costume di rendere al massimo durante l'esibizione. Quindi in conclusione, per rispondere brevemente alla tua domanda, ti dico che è bene fare sì quei personaggi che abbiamo vicini, quei personaggi che conosciamo molto bene, perché appunto il fatto di conoscerli bene ci permette di interpretarli al meglio, ma in certe situazioni è anche meglio scegliere personaggi che possono portarci a dare al 100%, a fare delle esibizioni che possano rendere al 100% e che siano d'impatto. Poi magari può anche non piacerci il personaggio, può anche non essere il nostro preferito o essere il nostro idolo dell'infanzia, però se vince a noi non ci fa schifo. Vai, tu altro ragazzo che non conosco e non ho mai visto in vita mia. Aia. Aspetta il microfono che sto sordo. Buonasera. Buonasera signore, ragazzo che non conosco. Il livello che hai trovato è quello che ti aspettavi e soprattutto quali sono le nazioni che secondo te hanno un buon livello o che ti hanno comunque impressionato nella gara? Questa è una bella domanda. Allora, mi aspettavo sicuramente un livello altissimo, perché comunque ogni rappresentante, c'erano 17 o 18 nazioni, non me le ricordo tutte. Praticamente mi aspettavo un livello alto, perché comunque ogni rappresentante che era lì era un rappresentante che come me aveva vinto la selezione all'interno del proprio paese, cioè era il miglior cosplayer del proprio paese che veniva preso e mandato a rappresentarlo ai mondiali. Non mi aspettavo sinceramente una quantità così elevata di armature. Ti spiego, io mi aspettavo molti più vestiti di sartoria, molti più cosplay basati sulla sartoria. Invece questa Yamato è stata soprannominata in articoli sui giornali web e quant'altro, è stata soprannominata la Yamato delle armature, perché quasi tutti i partecipanti avevano portato armature gigantesche, armature molto molto belle. Ti dico, ci sono stati due finalisti, che sono stati il finalista brasiliano e la ragazza era finalista argentina, che sono stati quelli che mi hanno fatto più impressione, cioè mi hanno proprio colpito sia per l'esibizione che per la fattura del costume. Ti faccio un esempio di Raffaele, il ragazzo brasiliano. Quando ho visto la sua armatura completa, lui è arrivato secondo, quando ho visto la sua armatura finita e montata, ho fatto è bella, perché era veramente bella. Quindi sì, il livello era veramente veramente alto, e quando c'è un livello così alto di costumi, il risultato finale viene dato dalla qualità dell'esibizione. Io ti dico che è uscito fuori un mesetto fa l'elenco del punteggio, è stato reso pubblico l'elenco del punteggio della finale. Io sono arrivato primo con 89,7 punti su 90, quindi mancavano 0,3 punti a tutti i 10 praticamente. Il secondo posto, Raffaele, il brasiliano, è arrivato a 87, quindi mi stava sotto di soltanto 2 punti. Il terzo posto invece già era a 77 punti, quindi era proprio 12 punti sotto di me. Quindi comunque quando si ha la perfezione del costume, se il titolo viene giocato veramente per pochi decimi di punto. Grazie. Andava fatto. Secondo te, non so se te l'hanno avvicina detto. Che non sei. Secondo te, non so se te l'hanno poi detto,
che cos'è che ha fatto la differenza di quei due punti? L'esibizione? È stata l'esibizione, nel senso, è stata sia la novità del materiale che ho portato. Mi distrae, scusate, ma andiamo a comandare, c'è un effetto strano su di me. Ha fatto la differenza sia la qualità del mio costume. Ho portato questo nuovo materiale, appunto la gomma, che era un materiale che a loro sconosciuto, non hanno mai visto, ma questo materiale applicato nel cosplay, perché è un materiale costosissimo che viene utilizzato nel cinema, viene utilizzato nel prop making e non nel cosplay. Quindi quello ha fatto sì che comunque ci fosse una differenza dal punto di vista del costume. E l'esibizione ha dato il colpo di grazia, perché appunto la mia esibizione è stata pulita, semplice, perché l'avete visto il video, è stata semplice, ma pulita, ogni pezzo è stato studiato bene. Ho fatto vedere nella mia esibizione che avevo mobilità nel muovermi, infatti i colpi iniziali che do nella mia esibizione non sono tanto per far vedere che sparo, ma quanto per far vedere, ehi guarda che col mio costume riesco a muovermi benissimo come se non avessi niente addosso. Quindi quello ha fatto la differenza, cioè il fatto che nell'esibizione c'è stato poco, ma quel poco ha funzionato. Ha funzionato benissimo. I giudici, quando si sono aperte le ali, si sono accese le luci, sono tipo, perché appunto erano tutti colpi di scena che non si aspettavano. Se avete qualche altra domanda, a me fa piacere rispondere, perché sono domande interessantissime. Vai, tu. Che poi... Ciao, ti voglio dire una cosa, ma tu sei per caso una chiesa? Ero perla del Gallicano. Ah ok, apposta, ma che... Ok, adesso mi ricordo, apposta. Quali sono secondo te gli elementi chiavi di un'esibizione cosplay? Non riguardo il costume, ma proprio l'esibizione. Ok, questa è una cosa che ho detto prima, tanto ripetiamo perché ormai non fa mai male ripetere queste cose, perché più che altro la gente non le capisce. Allora, l'esibizione vincente. L'esibizione vincente tendenzialmente è un'esibizione che non deve annoiare. Se tu per esempio hai a disposizione 2 minuti in singolo, non vuol dire che devi usare tutti e due quei minuti interi e fare 2 minuti di monologo in cui magari annoi la giuria. Puoi usare magari anche solo 30 secondi di quel tuo tempo a disposizione, ma se in quei 30 secondi tu colpisci e stupisci e lasci a bocca aperta chi ti sta guardando, sei già vicino alla vittoria. Quindi diciamo tendenzialmente la primissima regola per fare un'esibizione vincente è lo stupire e il non annoiare. Poi ci sono tutti elementi che lì però vanno a seconda di personaggio in personaggio. Ho fatto prima un confronto fra l'esibizione che può portare, che può dare Boba Fett, e l'esibizione che può dare Max Steel. Boba Fett ha bisogno di tutta una serie di elementi che lo circondano, scenografici, accessori, per funzionare. Max Steel è un costume che può salire da solo su un palco e fare un'esibizione vincente anche senza il bisogno di avere una moto, un pannello o sfondare porte con i calci, tendenzialmente. Ho risposto alla tua domanda? Va bene o vuoi chiedere qualcos'altro? In che senso? Definisci elementi. Perché gli elementi possono essere elementi scenografici, accessori. Nel senso gli elementi tipo, a parte la composizione del costume, le scene proprio, nel senso tipo il cambio di costume durante l'esibizione. Ok, quella è una cosa. Ok, ho capito che cosa mi vuoi chiedere. Allora, i vari elementi che possono. Allora, lì dipende molto da personaggio in personaggio. Ci sono personaggi per cui funzionano determinate cose e personaggi per cui questa cosa può essere controproducente. L'esempio appunto è Boba Fett. Se conosci un po' il personaggio di Boba Fett, è un personaggio che in Star Wars tendenzialmente non fa niente. È un personaggio che compare se non un quarto d'ora in tutti i 6 film, sta zitto, dice 2 parole, spara e tra l'altro manca pure il bersaglio quando spara quella poca volta, quindi non fa niente. Se io fossi salito sul palco e avessi fatto un monologo sulla profondità dell'essenza della vita, sarei andato completamente fuori personaggio e avrei rovinato tutta la mia esibizione. Quindi lì dipende molto da personaggio in personaggio. I cambi d'abito è una cosa che può funzionare, certe volte può funzionare, ma sono più le volte in cui non può funzionare, perché basta anche stare un secondo in più magari dietro un tendone
per cambiarsi, che lì magari dici la giuria fa no, magari è stato troppo dietro a cambiarsi, non possiamo farlo passare. Quindi diciamo che ogni elemento può funzionare se però fatto addosso con il personaggio adatto. Quindi non so se posso farti un altro, non so, un altro esempio. Tiger e Bunny, conosci Tiger e Bunny? È un costume che portai nel 2014 mi pare. Sono due costumi, armature bellissime, piene di elettronica, però loro sono personaggi molto ironici, molto l'anime è un anime molto ironico, molto scherzoso in alcuni momenti, anche serio, però molto scherzoso. Quindi lì che cosa funziona? Funziona un'esibizione che sia che possa essere sia seria sia un po' ironica, cioè che possa far ridere un po' la giuria, però restando nel personaggio. Una cosa assolutamente da evitare sono le scenette divertenti quando il personaggio non lo richiede minimamente. Quindi quelle sono cose, vabbè, per fare un esempio, i classici Deadpool che ballano la Gangnam Style o gli Iron Man che si mettono a ballare sul palco, cioè ormai questi sono i classici esempi che si possono fare. Altre domande? Due domande. Vai. Due domande banali. Sì. Uno, c'è un ritorno economico? E poi la seconda domanda è, ti hanno mai proposto per un film, qualcosa, ripeto? Rispondo... Poi bravissimo. Ti ringrazio. Allora, rispondo alla prima domanda così. Allora, fino adesso... Allora, ritorno economico. Allora, ritorno economico, si sa che forse un 3DS. Scusa, mi è da ridere perché nei miei anni da cosplayer, da partecipante alle gare, è successo veramente poche volte di avere un ritorno, sicuramente non in denaro, è successa una sola volta. È successo le volte che partecipavo a gare tipo Festival del Cinema e qui dove si hanno i soldi. Ritorni economici purtroppo no, se non sotto forma di premi, tipo una PlayStation 4, un Nintendo 3DS e quant'altro. Ritorni economici si hanno magari quando si vincono competizioni mondiali, tipo come premio alla Yamato c'è stato un premio economico, ma la gioia è durata tipo due giorni perché sono tornato a Roma e si è rotto il computer, quindi diciamo che la gioia di quei soldi è durata veramente poco. E no, ritorni economici soltanto per un discorso di vittoria alle gare, no. Il ritorno economico può arrivare magari quando usi le gare, come faccio io, per come vetrina, come display per le proprie creazioni e per dire magari io queste creazioni le faccio in un laboratorio, ci lavoro, guarda che se vuoi ordinare qualcosa vieni da me e te la faccio. Quindi il ritorno economico può esserci da quel punto di vista. L'altra domanda qual era? Me la sono scordata. Nel cinema. Diciamo che è quello a cui sto puntando io, nel senso tantissime case di produzione fanno un reclutamento all'interno dei cosplay contest internazionali mondiali. Come è successo per Robocop, quando feci Robocop, che sono stato chiamato per essere presente alla prima del film vestito da Robocop. E qui c'è una piccola confessione che va fatta. C'è stato anche un altro motivo per cui ho fatto Max Steel. In Sud America, in quel periodo in cui ero da Max Steel alla Yamato, stavano girando il film live action di Max Steel, che uscirà a dicembre. Quindi diciamo fare Max Steel è stato anche un oh, guardate voi che sto facendo, voi che fate il film, io ho fatto Max Steel, sto qua. Quindi diciamo è stata anche una furbata. Sì, si può avere uno sbocco all'interno di case di produzione cinematografiche perché loro fanno appunto un reclutamento all'interno di cosplay contest così importanti come la Yamato e il VCS. Ti ringrazio.
Diciamo che va detto che per me il cosplay non è soltanto una passione. Appunto, per me il cosplay è una vetrina per mostrare le mie creazioni, perché io studio scenografia e costume all'Accademia di Belle Arti di Roma, quindi il creare costumi, il creare costumi e scenografie dovrà, si spera, il mio futuro. Quindi il cosplay è sicuramente il mezzo migliore e più veloce per fare determinati costumi tipo Boba Fett, Max Steel, Robocop e poter farmi vedere in giro da queste ditte, diciamo. Altre domande? Vai tu, ragazzo che non conosco, che non ho mai visto prima e non ti ho venduto niente prima, vai. Qual è il tuo prossimo... Qual è il tuo prossimo progetto con cui pensi di fare una vittoria, diciamo? Allora, progetto di costume in generale, quindi anche costumi semplici o così, o proprio il progettone da portare a qualche gara internazionale, qualche gara... Progettone? Vediamo un po' se ho qualcosa... No, qui mi sa che non ho niente. Diciamo che un progettone che io ho sempre avuto, cioè ho sempre avuto una fissa per questo personaggio, che ho sempre voluto fare, e mi manca solo la gara adatta a cui portarlo per problemi di spazio e problemi di agibilità su agibilità, si dice agibilità? Problemi di agibilità, si dice, signora professoressa, grazie, agibilità sul palco, e vediamo se ci arrivi. È grande, certe volte ha 6 ruote però ha anche 2 gambe, quindi è rosso e blu e diciamo esiste dall'87, quindi vabbè, ho detto tutto, va bene. È un progetto che io ho in fissa, è Optimus Prime, molto piccolo perché lo voglio fare veramente piccolo, a tipo 2,70 m, quindi è Optimus Prime. Ovviamente, nel senso, perché fare un Transformer che non si trasforma? Non ha senso. Quindi ovviamente il mio Optimus Prime si trasformerà e avrà anche una macchinetta del caffè. Un espresso. What else? Un'altra domanda e poi basta. Quindi ultima domanda, se ci avete l'ultima domanda, poi chiudiamo perché abbiamo finito il nostro tempo. Dai, ultima domanda, ce l'avete? Aspetta, non te ho sentito. E quanti costumi hai e dove li tieni? Beh, adesso chiamo mia madre e gli faccio rispondere a lei a questa domanda, perché sarebbe molto felice di risponderti. Allora, fortunatamente... Ah, stai lì, quindi ti parlo da lì. Allora, di costumi ne ho tanti. Dai più semplici ai più complessi, armature e quant'altro. Diciamo che completi... saremo tra la, sulla ventina, diciamo, saremo sulla ventina di costumi, di cui almeno 10 sono ingombranti, sono armature o robottoni. Dove li tengo? Allora, 2 di questi costumi, Max Steel e Boba Fett, sono nella mia camera, sono montati su dei manichini, quindi ce li ho lì belli che mi guardano e mi tengono compagnia quando dormono. È una cosa inquietantissima, però a me abbiamo Super Dog, però è una cosa inquietantissima ma allo stesso tempo bella. Altri 2-3 costumi sono smontati in cantina. Poi c'è un altro costume che per la gioia di mia madre per 2 anni è rimasto smontato sul mobile del salone. Ora, dopo una battaglia durata anni, è riuscita a farmelo portare in cantina, quindi anche quello è stato sbolognato, e il resto sono tenuti o nell'armadio, quelli più semplici, quelli più comodi in cantina, o al laboratorio dove lavoro, dove ho parcheggiato anche la moto che ho usato per Boba Fett, che prima o poi la devo frullare e restituire il carrello IKEA che ho usato per crearla. Quindi sì,
perché non so se qui abbiamo una foto, dovremmo avercela, in cui possiamo vedere che... No, non possiamo vedere niente perché non c'è. Ma possibile che non c'è? No, ok, va bene. La moto che avete visto nel video prima era un simpatico carrello di Ikea modificato e... modificato e... moto, ecco. Quindi diciamo un po' sparsi, le risposte in sintesi un po' sparsi ovunque, fra casa, laboratorio, cantina, per strada, dentro la macchina, perché dentro la macchina c'era uno ancora che devo levare, quindi è un anno che sta là, quindi a posto, grazie a te. E quindi chiudiamo, ci siamo vedenti. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me e se avete qualche domanda, qualsiasi cosa, potete sempre seguirmi sulla mia pagina Andrea Starchild Costumes and Props, dove potete trovare tutta una marea di foto, di work in progress delle mie creazioni. Potete scrivermi sulla pagina per qualche consiglio, se avete bisogno di qualche consiglio, io tanto non mordo, rispondo dopo 100 anni, ma rispondo. Il problema è che mi arrivano decine di messaggi ogni giorno, quindi non posso rispondere a tutti velocemente. E per qualsiasi cosa rimango a vostra disposizione. Vi ricordo che sabato e domenica potete trovarmi in area palco, perché sarò presente alla Romix Cosplay Award e selezionerò il mio erede, il rappresentante che mi sostituirà alla Yamato Cosplay Cup del prossimo anno. E vi consiglio di venire alla finale di domenica, perché prima della finale ci sarà un mio intervento sul palco in cui mostrerò video di tutta la mia esperienza della Yamato, quindi premiazioni, esibizione, magari con un video funzionante. E anche qualche video sul work in progress più in alto, e dirò qualcosa in più sulla finale. Invece sabato sarò impegnato a fare la cattiva persona durante le preselezioni e a far piangere tante persone. Quindi potete trovarmi sabato e domenica in area palco. Grazie a tutti e buon Romix e buon giro e tutto. Grazie.